Nei secoli passati ogni palazzo reale aveva un proprio teatro e qui a Napoli nel 1768 accade la stessa cosa nel Palazzo Reale di Napoli, appunto, quando in occasione di un importante matrimonio il Salone delle Feste venne completamente trasformato in un bellissimo teatro di corte, che è quello che potete vedere e ammirare oggi. Tranne per il soffitto che è crollato in passato a causa di un bombardamento. Le decorazioni che vedete tutto attorno, comprese le statue, sono quelle originali e stanno lassù da praticamente 250 anni o quasi. Rappresentano le muse, le nove muse e anche le divinità protettrici delle arti, e cioè Minerva, Apollo e Mercurio. Ora, sembrano di marmo o di gesso, ma in realtà sono di cartapesta e un motivo c'è. In effetti, le pareti di legno con tanti stucchi non avrebbero mai potuto reggere il peso di così tante statue di marmo imponenti. Ma poi c'è un altro motivo, molto più pratico e più sottile. La cartapesta, ricoperta di gesso, è fonoriflettente, cioè non assorbe i suoni, li fa rimbalzare in un certo senso, e questo contribuisce a rendere perfetta l'acustica di questo teatro. Inoltre, persino il palco reale, così imponente e elegante, è fatto di stucchi e di cartapesta. Insomma, è un vero e proprio capolavoro dell'ingegneria e dell'artigianato. Considerate che questo teatro, che era per così dire privato, poteva contenere 400 persone e ha contribuito non poco alla vivacissima vita musicale della corte e della città. Non c'è nulla in tutta Europa che non dico si avvicini a questo teatro, ma ne dia la più pallida idea. Gli occhi ne restano abbagliati, l'anima rapita. Così scrive nel 1817 Stendhal, estasiato dalla bellezza del Teatro San Carlo. Il teatro più antico d'Europa, più antico della Scala di Milano e più antico della Fenice di Venezia. Il Teatro San Carlo è stato costruito nel 1737 per volere di Re Carlo III di Borbone su un progetto di Giovanni Antonio Medrano e Angelo Carasale. I lavori terminarono in solo 8 mesi. L'inaugurazione avvenne il 4 novembre, giorno dell'onomastico del re. Il teatro aveva 184 palchi disposti in 6 ordini e una capienza totale di 1379 posti. Ogni palco aveva uno specchio inclinato in grado di riflettere il palco reale. Nessuno infatti poteva applaudire prima del sovrano e lo specchio permetteva soprattutto di osservare il gradimento del re. Il teatro diventa l'orgoglio di Napoli, un teatro di corte, ma soprattutto del popolo, che regalava emozioni non solo a chi era presente in sala, ma coinvolgeva l'intera città di Napoli. La notte del 13 febbraio del 1816, in una sola ora, un incendio devasta quasi del tutto il teatro. Un evento che segna la città di Napoli. In soli 9 mesi il teatro viene ricostruito e restituito in tutta la sua magnificenza al popolo napoletano. Tutti i grandi artisti si recano a Napoli per calcare quelle tavole di palcoscenico. Haydn, Bach, Mozart, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi sono solo alcuni dei compositori nel cartellone del teatro. Ma anche voci famose come Farinelli, Caruso, Del Monaco, la Tebaldi, la Callas, la De Via, Pavarotti e Domingo sono alcuni nomi tra tanti. Solo l'eccellenza per un grande teatro. Il teatro che viene definito il teatro più bello del mondo possiede un'acustica che raggiunge la perfezione. Oggi il Teatro San Carlo, dopo un accurato restauro, appare ancora più incredibilmente bello e modernizzato ai massimi livelli.
un vero gioiello di tecnologia, nonostante sia il teatro più antico d'Europa. Ogni volta che si apre il sipario, la meraviglia e lo stupore ci fanno trattenere il fiato. Moltissime persone dietro le quinte lavorano affinché questa grande macchina da guerra funzioni alla perfezione. Abbiamo assistito alla messa in scena del balletto Schiaccianoci. Il dietro le quinte di uno spettacolo è veramente complesso. Lo spettacolo vero e proprio è solo la punta di un iceberg. Prove del balletto, scenografia, costumi. Ore e ore di prove affinché tutto funzioni alla perfezione. Ancora oggi come allora, il Teatro San Carlo continua a farci sognare.